per De Jong. De Jong salta l'avversario, il tiro di De Jong fuori di pochissimo, porca di quella puttana. Ciao a tutti gamers e bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, siamo giunti al terzo episodio sul MyClub di PES 2017 e come vedete siamo in divisione 11, quindi ragazzi ho deciso di andare direttamente in divisione 11 e non finire più le partite della divisione 12, anche per non annoiarvi e soprattutto per portarci avanti. Ok ragazzi, allora ci basta un solo punto per non retrocedere e 5 punti per la promozione, quindi andiamo subito a vedere chi sarà il nostro primo avversario del giorno. Ok ragazzi, eccoci giunti contro il nostro primo avversario. Come vedete ha una formazione fortissima. Io ho 395 di valutazione, lui 552. Come vedete ha Itz in porta, poi Itzo, Bartra, Azpilicueta, poi Didier, Xavi, Prieto che sta ancora cambiando, Sergi Roberto, Fortunoa, Kennedy, Hulk e Cavani. Io ragazzi ho trovato in un ball opening che ho fatto singolo, ho trovato Duncan con l'agente speciale, che ora non ricordo come si chiama, ho trovato comunque Alfred Duncan del Sassuolo, quindi la formazione è sempre la stessa: Padelli, Barzagli, Raggi, Nogueira, Alexis Vidal, Montolivo, Sturaro, Duncan, Brienza, Neymar e De Jong. Ok ragazzi, andiamo a vedere subito come andrà questo primo match della divisione 11. Attenzione a Raggi che chiude, pallone dentro, Cavani, pallone che rimane lì, Padelli, c'è il gol, ma c'è fuori gioco. Quindi gol annullato, ragazzi, subito, vedete, fuori gioco netto. Sono molto lì. Qua abbiamo sbagliato, Cavani, per lui fuori. No, qua erroraccio da parte nostra, grande recupero. Ma vedi, ma non riesco, cioè non riesco a passare che mi toglie palla. Cioè qua, Riccardo molto lì. Pallone messo dentro per Duncan, sulla linea, rimpallo. Se ne va Hulk, se ne va lui con Hulk, il tiro di Hulk, Padelli. Ovviamente sfrutta ragazzi Hulk e Cavani che ha davanti per fare qualche tiro. Attenzione qua, cross dentro per Cavani, Padelli, plastica la sua parata. Attenzione qua ancora, De Jong 1-2. Troppo lunga di pochissimo, porca miseria. E finisce il primo tempo ragazzi, un primo tempo abbastanza noioso. 4 tiri da parte sua e uno solo da parte mia. Però ragazzi i suoi tiri non sono stati granché pericolosi. Il fatto è che lui avendo Hulk e Cavani li sfrutta meglio. Io per ora non sono riuscito ad avvicinare alla porta, tranne in un tiro di Duncan se non erro. Vediamo ragazzi nel secondo tempo se riesco a fare qualcosa di più. Attenzione qua il tiro da parte sua fuori di pochissimo per De Jong. De Jong salta l'avversario, il tiro di De Jong fuori di pochissimo, porca di quella puttana. Fuori di pochissimo ragazzi, vicinissimi all'1-0 con De Jong. Non dovevamo sbagliarla questa. Ma che fai? No ragazzi, erroraccio, ancora Padelli, ma che erroraccio da parte nostra. Qui ancora l'avversario al tiro, c'è il tiro che va fuori. Avevo visto dentro ragazzi, erroraccio di Alexis Vidal, per fortuna non ne ha approfittato l'avversario. Neymar, pallone dentro per De Jong, pallone che rimane lì, non ne approfittiamo. Non ne approfittiamo, potevamo segnare. Ho messo Keita Balde, ragazzi attenzione De Jong che filtra. De Jong al tiro, deviazione all'ultimo. Sono qua, pallone dentro verso Cavani, il tiro di Cavani fuori, esterno della rete, pericolosissimo con Cavani l'avversario. Attenzione qua, il tiro di provato con Hulk, ma viene smorzato benissimo. Attenzione all'avversario con Cavani, se ne può andare solo. Pallone ancora dentro, il tiro ancora, Padelli salva tutto. E allora che tappa dentro per De Jong. De Jong può provare il tiro, De Jong, deviazione, angolo. Attenzione palla dentro per Cavani, che è saltato Barzagli, ancora lui con Cavani, il tiro. Padelli, miracolo ragazzi, miracolo. Attenzione, qua il pallone lagga tutto, messo fuori. E finisce la partita ragazzi 0-0. Mi va benissimo questo risultato perché lui aveva una squadra comunque più forte della nostra di base. E inoltre ragazzi aveva sicuramente un livello più alto, perché per avere 552 significa che ha giocato più partite. Quindi una vittoria, scusate, un pareggio per 0-0 che mi va più che bene. Vediamo le statistiche. Ok ragazzi, queste sono le statistiche: 4 tiri noi, 11 lui, quindi ha tirato tantissimo di più. Però vedete, possesso palla 49-51, quindi possesso palla non è stato molto a suo favore. Il nostro portiere ha preso 7 con 11 tiri, è stato il migliore in campo. Ok ragazzi, andiamo ora a vedere chi sarà il nostro secondo avversario. Eccoci giunti ragazzi nella seconda partita, questo avversario ha valutazione 387, noi 398, quindi come valutazione siamo lì, siamo alla pari. Formazione sua formata da Mignolet, Murillo, Fig,
Willemsen, Walker, Zemaili, Gabi, Gibson, Castro, Di Natale, Pazzini. Una formazione molto italiana, infatti è un ragazzo italiano, il Nick La Loggia, contro la nostra formazione che è la stessa di prima, non ho fatto nessuna modifica. Quindi andiamo nel secondo match e ultimo di questo episodio. Si va subito Alfred Duncan dentro De Jong verso Neymar, ancora dentro De Jong, resiste al primo contrasto, poi viene fermato. Attenzione a Neymar, grande numero, attenzione qua, Duncan, subito. Ma non è messo dentro, troppo lungo, peccato. C'era non so chi in agguato, pronto a colpire di testa. Neymar subito dentro, bel pallone verso De Jong. De Jong può provare il tiro di De Jong, c'è il gol, passiamo in vantaggio alla prima azione. Alla prima azione si passa in vantaggio, ragazzi. Dai cazzo, 1-0 per noi. De Jong, rivediamo il tutto. No, l'avversario ha tolto il replay. 1-0 per giochi next gen. L'avversario ora attacca. Raggi, cross dentro, pallone messo fuori benissimo da Andrea Barzagli. Neymar dentro ancora per De Jong, nello spazio De Jong. De Jong può essere devastante nello spazio. Attenzione ancora De Jong, pallone dentro, tiro di Brienza, deviazione di pochissimo. Bella l'azione, ragazzi. Neymar e De Jong in ripartenza sono devastanti. Allora ancora Riccardo. Riccardo la mette dentro, il colpo di testa sulla linea. Attenzione che la palla rimane lì. Attenzione Neymar, ruba palla. Ancora Neymar, pallone dentro, pallone messo dentro. Nulla da, c'è confusione nell'area, non si capisce più nulla. Ancora Riccardo, Riccardo ancora può provare il tiro, rimpallato. Allora Alfred dentro, nulla da fare, ragazzi. Vicinissimi al 2-0 però. Attenzione qua il tiro, Padelli. E no, ma che... Ragazzi, ogni volta subisco sti gol. Ogni volta sono questi i gol che subisco. Autogol, ragazzi, ogni volta i gol di merda subisco. Uno pari. Ancora Neymar dentro, bellissimo il pallone. Sturaro, Sturaro, prova il tiro, Sturaro, deviazione. Vabbè, a me guarda caso non c'è nessuno che la deve in rete, ragazzi. A me non c'è nessuno. Agli altri sì, a me no. Ma che cos'è sto? Ragazzi, mi avevano... Finisce un primo tempo, ragazzi, sinceramente abbiamo giocato meglio noi. Il solito gol della merda che subiamo sempre. È la seconda volta, se non erro, la terza che prendo gol come su rimpallo. Guardate, 5 tiri nostri e uno solo noi che poi è il gol, l'autogol di Siqueira, il nostro terzino sinistro. Spero nel secondo tempo di riuscire a portare la partita a mio vantaggio per fare i primi 3 punti. Andiamo a vedere il secondo tempo. Per Brienza, Brienza, è regolare, Brienza! Nulla da fare, Neymar, palla che rimane lì, Neymar, che gol! Che gol di Neymar, ragazzi! 2-1 per noi, l'avversario totale dei play, grande gol! 2-1 per noi, ci riportiamo in vantaggio! Ancora, dentro ancora, Neymar, 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 è solo Neymar! Tiro di Neymar, fuori! Fuori, come cazzo si fa? Come cazzo si fa? Come cazzo si fa? Si è divorato il 3-1 Neymar! No! No! Tiro, palla, guardate, guardate ragazzi, guardate che gol stava facendo. Dentro ancora Duncan verso De Jong, che è stanchissimo. De Jong esce in anticipo, il tiro fuori. Fuori il tiro di De Jong. Ci stiamo divorando il 3-1, non vorrei pagare dazio alla fine, ragazzi. Non vorrei pagare dazio. De Jong, De Jong, facciamoli provare il tiro da fuori, di pochissimo. Dentro Neymar, verso De Jong, anticipato di un soffio. Allora, però Neymar che recupera palla. Neymar ancora. Prova il tiro fuori, stavolta di parecchio. Attenzione qua, Brienza. Ancora dentro, De Jong. Verso Neymar. Bello, l'1-2. De Jong può provare il tiro fuori. Maledizione puttana. De Jong si sta mangiando di tutto, ragazzi. Di tutto si sta divorando De Jong. Neymar. 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 Saltato l'avversario Neymar. C'è il gol. 3-1 finale. 3-1 finale, si chiude qui, ragazzi. 3-1 per noi il 90esimo. Neymar si toglie le play, comunque abbiamo vinto. E allora, ragazzi, stiamo portando a casa questa prima vittoria ed è così. 3-1, vinciamo la nostra seconda partita. Avanti così, ragazzi. Era meritatissima la vittoria. Andiamo a vedere le statistiche, ragazzi. Ecco qui le statistiche: 13 tiri per noi, solo 2 per l'avversario, 57% di possesso palla contro 43%. Vi ricordo che il gol l'hanno fatto grazie a un nostro autogol,
migliore in campo Neymar con 7, giustissimo, Neymar partita sontuosa. Ok ragazzi, sono salito di overall a 452 grazie a questa vittoria e questo pareggio. Come vedete abbiamo già ottenuto un punto per non retrocedere, più 3 punti, siamo a 4 punti. Ci manca un solo punto per poter andare già in divisione 10, quindi nel prossimo episodio tenteremo l'assalto ovviamente alla divisione 10. Ok ragazzi, vi invito a lasciare un like se il MacLab vi sta piacendo, commentate come sempre se volete consigliarmi qualcosa, se avete qualche consiglio da darmi, magari ragazzi ditemi come si fa qualche bella finta utile per scartarsi l'avversario, che mi servirebbe visto che non so fare molte finte su PES. Qui sotto ragazzi come sempre trovate tutti i miei social network, se volete passare anche dalle mie pagine, se non avete fatto iscrivetevi al canale come vi dico in ogni video. Lasciate like, commentate, condividete le solite cose. Noi ci vediamo lunedì prossimo con il nuovo episodio di Divento un Mito, mentre MyClub torna fra due lunedì alle 14. Qui da Angelo 83 è tutto e ciao gamers!